Cari web spettatori, bentornati a diritto di parola verso le elezioni. Concludiamo la nostra carrellata con i candidati sindaci con Giorgio Giannella, benvenuto qui da noi. Benvenuto, grazie, grazie a voi. Tipica domanda che facciamo a tutti all'inizio. Chi è Giorgio Giannella e perché si è candidato? Niente, io sono uno dei tanti ragazzi di questa città che vive la movida notturna in modo particolare, ma in realtà abbiamo da molti anni cercato di alimentare la vita culturale, economica di questa città tramite un'associazione che è Officine Indipendenti, costruendo un circolo Arci che non è nulla di nuovo nel panorama in realtà. Però poi abbiamo scoperto che è stato un grande elemento di discontinuità rispetto a una vita sociale in questa città debole, debole che non era mai stata alimentata e quindi già la nostra opera tramite il nostro impegno in questi 4 anni ha aiutato un attimo anche a conoscere meglio quelle che forse sono delle esigenze. La prima cosa è stato per noi reintrodurre la musica dal vivo all'interno della città, avere un luogo che non fosse semplicemente legato a un rapporto, ecco, commerciale, diciamo, perché è un'associazione culturale, quindi non c'è una subordinazione, si è tutti soci. Entrando un po' nella questione, questo riportare la musica dal vivo mi ha creato dei problemi. Sì, questo è vero. Ci ha creato dei Problemi problemi. non per la musica in sé per sé, e problemi di, come l'hanno definita, di ordine, tranquillità, di pubblica, Il problema di questa città è, diciamo, che penso non condividerai mai. Ci siamo del tuo. Sì, assolutamente. Non lo condivido nella misura che questa città ha bisogno di tanti schiamazzi in verità. E quello che noi abbiamo fatto, abbiamo espresso evidentemente, perché siamo partiti con 10 soci, poi l'associazione è cresciuta nel tempo, quindi rispondendo a un'esigenza, cioè il come vive se stessa Teramo. Oltre alle manifestazioni che già codificate negli anni, e che opportunità i giovani in generale, ma non solo, perché poi negli anni abbiamo risposto anche con concerti di musica jazz e quindi anche momenti diversi, oltre al teatro e presentazioni di libri, come la città riesce in questo ad avere un rapporto non di dicotomia necessario, no? Di esclusione. Perché poi fino a quando uno fa e si limita a fare delle cose codificate nel tempo, diciamo che è tutto accettato. Quando invece hai la forza, a piccoli passi però, di non rispondere a nessuno, nel senso economicamente di sostenerti da solo. E la nostra somministrazione di bevande e alimenti è stata indispensabile per portare avanti quella che poi è diventata una prospettiva comune in generale sulla città, e quando lo fai in modo indipendente e libero, allora esci dai canoni. Se esci dai canoni rappresenti un qualcosa che piano piano deve essere emarginato. Noi 4 anni che non abbiamo avuto finanziamenti dalla Fondazione Tercas, abbiamo presentato progetti di ogni tipo. Ovviamente non è una critica. E però è chiaro che l'amministrazione comunale non ha trovato mai interessante quello che abbiamo proposto e sarebbe stata comunque un'occasione di arricchimento per la città intera, introdurre gli elementi di discontinuità oggettiva. Perché poi in campagna elettorale, specie in questi ultimi giorni, rischiamo di ripeterci, no? Come con così tanti candidati, Teramo vive un psicodramma collettivo. Non lo so, se è forse è un vantaggio più che. Sì, però ecco, seguire i dibattiti, insomma, siamo in 7, quindi è comunque faticoso, immagino, e si rischia di ripeterci, ma bisognerebbe poi valutare oggettivamente, ecco perché noi crediamo, al di là della violenta chiusura, guarda caso, a una settimana della presentazione di questo progetto di carattere prettamente politico, amministrativo che abbiamo costruito, noi
pensiamo che forse la vera opposizione è quella che si costruisce non proclamandosi sindaci o facendo manifestazioni pubbliche, campagne elettorali o comitati elettorali, ma la si fa tutti i giorni e noi abbiamo avuto la fortuna di poterlo fare non per arrivare a questo, ma nel costruire una discontinuità oggettiva tramite le nostre iniziative e le nostre proposte. Quindi torniamo alla domanda iniziale. Beto, chi era? Già in politica precedentemente, spieghiamo come, Sì. e il perché di una lista con un candidato sindaco. Da questo ci tengo e vi ringrazio perché siamo presi in questo paese adesso da una società civile e liste civiche, un interesse pubblico così animato. Io invece sono cresciuto politicamente in un partito che oggi non c'è più, che erano i Democratici di Sinistra, nella giovanile dei Democratici di Sinistra, e non ho mai ritenuto che chi fosse la società civile rispetto a chi nei partiti si impegnava, allora c'era una civiltà superiore o minore, queste categorie, no? Che spesso molti si vantano di non aver mai fatto politica. Io invece mi preoccupo di questo. Io credo che la politica, come tante altre cose, è una materia che è una professione anche in certi aspetti, non nel sottobosco della politica, ma dico, ci vogliono delle competenze, delle capacità per, nel caso di un candidato sindaco, riuscire a raccogliere attorno a sé e fare sintesi tra tante parti. Ma è proprio la res publica, la cosa pubblica per tutti che deve essere, ci vuole un rispetto delle istituzioni politiche perché non si sta lì a rappresentare solo se stessi. Adesso ci siamo abituati con questi uomini di spettacolo, tra venditori di pentole, sogni e quant'altro, che ci si può autorappresentare, quindi via a casa tutti, no? C'è questo voto di deresponsabilizzazione collettiva, non molto diverso da chi molti anni fa in questo paese diceva ci penso io ai problemi. È come se fosse un'azienda il paese e quindi anche le istituzioni. Io invece ritengo che le risposte si possano trovare quando tutte le migliori intelligenze si riuniscono insieme e per fare questo ci vuole un senso delle istituzioni e di quello che si Quindi fa. un'esperienza politica come una risorsa, Sì. in questo caso non vista come un danno, ma come una risorsa. Come una risorsa e anche e soprattutto la politica è il mondo del possibile. In politica non ci sono limiti. E io lo devo dire, ahimè, anche vedendo tutte le magnifiche opere pubbliche inutili che sono state costruite in questa città, è stato possibile fare Adesso tutto. arriviamo anche a quello. E non capisco come mai quando uno rimette in discussione tutto un sistema, no, di come vengono costruite le decisioni, di come vengono poi finanziate, di come si agisce nella cosa pubblica, l'impossibile diventi tu, cioè il fantasioso giovane idealista, non è Ma questo. vediamo questo percorso, quindi DS. Sì, DS, sono stato poi coinvolto come molti nel mio partito in un processo di unione che poi è evidente sia mai riuscito non solo a livello territoriale, io credo anche a livello nazionale per molti aspetti e sono stato candidato nel Partito Democratico, neonato Partito Democratico. Anche qui dicendo bene, una fase di transizione, di cambiamenti, noi come giovani che ci siamo sempre candidati a rappresentare le nostre esigenze, proviamo a introdurre anche qui degli elementi di discontinuità. Era uno slogan che adoperavamo 5 anni fa, con uno spot elettorale che molti si ricordano, dove prendevamo in giro l'attuale primo cittadino, la città che non si muove. Oggi lo potremmo rifare uguale. Poi sono cambiate le rotonde, questo sì, diciamo, la scenografia a volte è stata, la coreografia, diciamo, è stata cambiata, però poi la sostanza no. E sono stato cacciato da quel partito perché rimettevamo anche qui la politica ha l'obbligo non solo di fare un'analisi quando si vince ma quando si perde, però anche di comprendere quello che va e che non va. Vennero premiati perché gli eletti che poi sono stati in Consiglio Comunale i maggiori artefici di quella sconfitta, oggi gli stessi artefici di quella sconfitta si ricandidano a governare processi politici di questa città, come se nulla fosse accaduto in questo paese in questi ultimi 5 anni, tra l'altro. E questa contrapposizione, non essendo più tutti abituati ormai a un confronto vero politico, i partiti sono diventati comitati elettorali nelle mani di pochi, personali, molto personali, e quindi o con me o contro di me. Non ci rinnovarono la tessera ed è nata Officine Indipendenti.
perché poi la politica si può fare in milioni di modi e la nostra sfida è stata una Quindi bella. molto critico con il PD attuale. Ma sì, ma critico anche qui, lo Ci dico sembra con quasi, molta amarezza, ma traduco forse male, l'opposizione all'opposizione. La tua candidatura è l'opposizione all'opposizione? no, ma non so io, anche i ragazzi all'interno, l'opposizione reale, chiaro? Perché se avessimo avuto una vera opposizione, non ci sarebbe stato motivo di dover presentare una lista. L'abbiamo fatto per un deficit di rappresentanza, che è importante, non è solo di Teramo, è in tutto il paese in verità. E se ci fosse stata una buona opposizione, il progetto di costruire una coalizione di forze che fronteggiavano a viso aperto questa giunta debole ma che comunque si ricandida in modo compatto, sarebbe stata una responsabilità che va tra l'altro data a chi ha avuto responsabilità in questi anni e non può ricadere su chi non ce le ha avute, e un'opposizione concreta sulle questioni, perché la storia è importante. Questa giunta ha tagliato tanti nastri che sono stati programmati, progettati e finanziati da un'altra giunta di questa città. E allora ogni tanto vale la pena che i Quando cittadini c'erano i hanno. DS. C'erano anche i DS, come no, come no. Quindi voglio dire, queste opere delle volte veramente inutili, io posso essere responsabile, diciamo, anche rispetto all'esperienza avuta, di quello che abbiamo detto, predicato all'interno del partito, anche con brutto muso, poi non di tutto, ho avuto anche un'esperienza, a Roma, sia di studi ma, anche nel partito poi a livello di giovanile nel nazionale, nella segreteria nazionale, e quindi, sono ritornato a Teramo. E quello che abbiamo fatto, al di là di tante, tante cose, è anche per un'esigenza personale, no? Il dire ma Teramo deve essere per forza la vita sociale circoscritta in quattro canoni prestabiliti, Quindi eccetera. cominciamo a Ecco. parlare del programma del candidato sindaco. Entriamo all'interno del programma, parlando di alcuni argomenti. Partiamo dal sociale. Allora, il sociale. Il sociale è un bellissimo sconosciuto, diciamo, nella nostra città, perché noi ieri abbiamo avuto tra l'altro l'occasione di condividere un bellissimo momento con un'associazione che è l'Alicod, che si occupa di maltrattamento dei minori e delle donne, e mancano tante strutture al riguardo nella nostra città. Il sociale, tutto quello che noi nel programma abbiamo cercato di scrivere, nella razionalizzazione delle risorse, eccetera, è perché una città sociale che si impegna nel sociale ha un costo tale che però è indispensabile per poter definire la qualità della vita. Teramo è cresciuta negli ultimi 40 anni di 3.000 abitanti, e questa crescita demografica di 6, del 6%, il piano sociale, il piano di zona del comune, quindi sono dati che l'attuale amministrazione ha pubblicato su internet, lo dobbiamo fare solo, dobbiamo ringraziare esclusivamente i cittadini immigrati. E questa città quanto è in grado di accogliere, quanto è in grado di avere politiche di integrazione? Per integrazione non significa che queste persone vivono vite parallele. E per sviluppare questo c'è bisogno quindi di un impegno tale dell'amministrazione che inizia a concepire, a recepire tutti quei fabbisogni che sono presenti nel territorio e che non trovano spesso spazio, perché poi è impegnativo riuscire a dare delle risposte concrete. In questo, ad esempio, ci sono la ludopatia, che in questa regione è un fenomeno più grande a livello Uno nazionale. scandaloso È enorme. scandaloso, e noi proprio nel programma abbiamo previsto degli incentivi a tutte quelle attività che iniziano a togliere, e quindi anche qui, però, per poter dare e quindi abbassare le tasse, è ovvio che queste risorse da qualche altra parte bisogna iniziare a tagliare. Quindi è un tema che non può essere trattato a compartimenti stagni. Riguarda proprio quello che noi chiamiamo nel nostro programma una questione di metodo generale su come viene redistribuita nella Trovare le città una risorse per ricchezza. distribuire la ricchezza. Nel sociale abbiamo, anche se sembrano agli antipodi, ma sono due argomenti importanti. Abbiamo gli anziani e abbiamo i giovani. Come Allora, affrontarli? tra
Abbiamo un'iniziativa fra pochi giorni che si chiama Non è un paese per giovani, che tratta proprio la tematica delle politiche giovanili. E non è certo qua, non possiamo stare a fare un dibattito su Il tempo non ce lo il valore, ma no, ma tra il permette. valore dell'anziano e del giovane sono delle risorse fondamentali importanti. E anche politicamente siamo una minoranza, quindi è inutile che ci giriamo tanto attorno, dico proprio numericamente, perché c'è un deficit demografico che è serio nel nostro paese. Siamo stati invitati a un'iniziativa molto importante, il Forum delle Famiglie, che aveva per tema proprio Sì. la crescita demografica, e li ringraziamo per questo. I giovani devono, ed è un processo quello dei giovani che deve essere iniziato ad essere governato. Chiaro, non si può pensare che il giovane è un problema sociale. Il giovane deve trovare, e ecco, aiuterebbe anche rispetto a quello che abbiamo fatto noi in questi anni, essere seri sulle problematiche. Una zonizzazione della città di Teramo, dove si possono aprire determinati locali, non è una cosa fantasmagorica, lo fanno in tutta Italia, ma anche nella nostra provincia, Giulianova, Martinsicuro, eccetera. Cioè, e questo implica che l'amministrazione ha una sensibilità tale che inizia a governarle alcune cose. E sugli anziani, allo stesso modo, anche qui ci sono quartieri dormitori, noi li abbiamo conosciuti durante questa campagna elettorale, dove i servizi poi mancano, e anche qui non per compartimenti stagni, per tutti, e ci sono polarizzazioni e abbandono vero e proprio di quella che è un'idea di vita sociale, eccetera. Anche se bisogna riconoscere, ci sono tante realtà che sono state in grado in questi anni di ritagliarsi dei pezzi molto importanti nel comune, come di spazi sociali. Però, ecco, dovrebbero essere messi a regime insieme, perché altrimenti Una solo durante alcune domanda secca manifestazioni con un sì o con un pubbliche. no. Teramo è a misura di bambino? Io penso proprio di no. Cioè, il vero sogno che noi ci auguriamo, ad esempio, è quello di chiudere il centro storico della città al traffico, e io questa cosa qui mi rendo conto che dirla per anche il commercio di questa città, che lo vive in modo proprio come una tragedia cosmica, ma è un gioiello così piccolo, ma racchiuso tra due fiumi, dovrebbe in quel caso, e permetterebbe quindi di avere una città anche di dimensioni di bambino, perché che qui no, non c'è, non ci sono, non si può pensare che anche lì, mettendo quattro scivoli, due altalene, abbiamo risolto il problema tra verde pubblico, che è insufficiente, e la risposta a delle giovani famiglie. Tra l'altro ci sono delle politiche sulla casa per le giovani coppie, il comune le dovrebbe iniziare a prendere oggettivamente in considerazione. Anche questo che sembra, potrebbe sembrare, non lo so, forse chissà che cosa di nuovo. Noi, mi ricordo, a 17 anni facevamo Accesso al Futuro, che era una proposta di iniziativa popolare con la nostra giovanile, di proprio iniziare a livello nazionale, e poi nei territori tramite le regioni, eccetera, a proporre delle politiche di accesso al futuro, quindi per le giovani coppie, per i giovani studenti, cioè politiche sociali diverse rispetto a una Che dia una deresponsabilizzazione. possibilità migliori. Beh, è ovvio. C'è nato con la chiusura del centro storico il commercio. Commercio e turismo vanno di pari passo per Teramo o sono due cose separate? Allora, no, non c'è né l'uno né l'altro. Questo è il dramma. E noi adesso poi, ripeto, per molta mimesi durante la campagna elettorale si rischia che tutti iniziano a dire le stesse cose. E noi, il nostro primo giorno di campagna elettorale, la prima cosa che abbiamo detto è: la città di Teramo deve trovare una sua identità, una sua vocazione come città, e la do dobbiamo saperla coniugare tutti insieme. Per noi è la città universitaria, cioè
prendere un'eccellenza come università e iniziarla veramente a far ruotare la città intorno a questa, perché non è una città turistica, non è una città del commercio, insomma, voglio dire, non è che hai delle grandi, a parte quel mausoleo del centro commerciale che è stato costruito per darci uno stadio che poi è talmente costoso perché comunque è un'opera privata fondamentalmente, e quindi tutto quello che ne consegue e anche le difficoltà che dentro il centro commerciale ci sono, forse molto tacite, di negozi che non riescono ad andare avanti e quindi aprono e chiudono, e questo è un altro capitolo, ma allo stesso modo, ecco, non è una città industriale. Allora, lo sviluppo di questa città, il porsi il problema, ma come creare reddito e ricchezza, e anche qui redistribuirla il più possibile, cioè pensare a una città universitaria significherebbe la costruzione di tante attività che ruotano intorno al servizio per lo studente e gli studenti come ospiti e alla storia vera di questa città. Dove li troviamo i soldi? I soldi ci sono. I soldi, ma Teramo non è che viva, abbia le casse piene. Ma è certo, ma allora le casse piene non ci, ma sono veramente spesi male. Ci sono fenomeni in questa città costruiti ad hoc per creare il debito, che poi non crede, il debito viene redistribuito su tutti, ma la ricchezza nelle mani di pochi. Quello che è accaduto con la discarica alla Torre e quello che il comune di Teramo sta ancora continuando a pagare è una, se noi siamo fantasiosi, c'è chi qui commette dei crimini, diciamo, ma voglio, chiaramente lo dico in senso figurativo. Perché questa città è stata attraversata negli ultimi anni da fenomeni anche distanti alla propria storia. Quello che è successo alla Tercas è una cosa incredibile. Eppure lì, insomma, il più grande gruppo bancario della nostra regione, io non vedo gli altri, ma non è una questione di coraggio. Sì, ma Giorgio Giannella, sindaco, sa dove andare a reperire qualche soldino che può essere utile? Allora, sul lavoro noi abbiamo una proposta, che è quello di costituire un fondo per il sostegno ai lavoratori in difficoltà e anche a chi vuole nelle società in difficoltà avere con un microcredito la possibilità di. Come finanziarlo? Ci sono tre cose. Allora, l'efficienza energetica della pubblica amministrazione tramite società ESCO che lo fanno in tutta Italia, una spending review, tanto che adesso l'inglese è entrato ovunque, iniziamo ad operarlo anche a Teramo, no? Allora, la spending review che significa? Iniziare a fare sulle spese una razionalizzazione dal basso, cioè invece che in modo lineare, come ci insegna il governo o la politica di carattere nazionale. Adesso questo è il capitolo di spesa, quest'anno arriva l'amministratore fantasioso e te lo taglia, sono gli stessi dirigenti che iniziano, e loro lo sanno benissimo, anche qui una responsabilizzazione di tutta l'istituzione, perché ognuno compie un proprio operato, ad abbassare e dove ci sono sprechi nella pubblica amministrazione e iniziamo a tagliare anche lì. E poi ci sono le società partecipate. Allora, ad esempio, la Team, che ci riguarda molto da vicino, sono 68.000 euro annui il consiglio d'amministrazione, non è una cifra esorbitante, però è già molto indicativo e emblematico, che non c'è alcun tipo di bisogno di averlo. Questo consiglio d'amministrazione, che poi, ecco, non ha dato grandi esempi di politiche di governance della cosa pubblica tali da meritarseli questi soldi. Ma potrebbe favorevole già o contrario alla Team? Ma no, ma favorevole per forza, cioè nel senso, quello è una società che è indispensabile. Ecco, però pensare ad esempio che il socio privato, ecco, i fenomeni di cui parlavo prima, la Tercas, ma sulla Team abbiamo avuto la famiglia di zio, che in questa regione ha gestito su 7 discariche 6, un 15 milioni al giorno di guadagno. I soldi ci sono, e quindi non si crea anche qui quello che ci fanno credere in Europa, nel mondo della finanza. Ci sono affari molto più grandi di noi che vengono fatti alle spalle della comunità, perché poi è la comunità che paga quando bisogna fare sacrifici. Allora basterebbe semplicemente iniziare a invertire le cose. E così vale per tante altre opere di questa città. Noi, il discorso dell'università, della città universitaria, eccetera, provocatoriamente, ma non è tanto una provocazione, perché poi vorremmo entrare anche in quello, se ci sarà l'occasione di entrare in questo consiglio comunale, eccetera, e perché non un bene pubblico come il manicomio non viene mai discusso da nessuno? Perché il manicomio, che è un pezzo così importante della nostra città e della storia della nostra città, non viene rimesso in discussione? Perché per una volta un project financing non mette insieme l'interesse pubblico di recuperare un bene
con l'interesse privato. Allora, però se ne è parlato per tanto tempo del recupero di questi spazi, non si è mai riuscito ad arrivare a una conclusione. Io non vorrei che qualcuno attende che finisce a crollare una cosa del genere per poi dire beh adesso sì ci vuole un intervento perché non possiamo tenerlo così, però sotto facciamoci un mezzo supermercato, un qualcosa che poi il privato ha interesse. Volentieri abbiamo tutta Costa Sant'Agostino, un quartiere nato improvvisamente in pochissimi anni senza nessun servizio, senza una vita sociale, senza aver pensato mai di dotarlo di una piazza, di luoghi di aggregazione eccetera. Poi oggi andiamo in giro in campagna elettorale, non c'è mai un'occasione dove il sindaco non trova fondi FAS, PIT, PISU e quant'altro, i nomi sono sempre stupendi per dire che sono imminenti, ma questi soldi, lo dico a tutti, in particolar modo a chi ha l'occasione di avere politici di carattere nazionale che vengono in campagna elettorale qui, non è che ci sono oggi, ci sono sempre stati. E non c'è bisogno dell'europarlamentare, dato che adesso stiamo sotto campagna elettorale anche lì a livello europeo, ci sono sempre stati, ci vuole una buona amministrazione che ha delle idee chiarissime su che cosa fare, e per avere delle idee chiare non si può essere un salotto di 5 persone, c'è bisogno che l'intera comunità sul bene pubblico, che uno gestisce solo per 5 anni, non per tutta la vita, non per dinastie come ci hanno educato nel regno dei Borboni qua, per fare questo ci vuole una classe politica nuova. Che investe? Sì. Il sindaco Giannelli investirebbe nella scuola, nell'edilizia scolastica? Ma come si fa? Per chi ha fatto il rappresentante degli studenti per tanti anni, una domanda simile far finta di... è obbligatorio, è necessario, è indispensabile, perché anche lì non è una delle opzioni che si può scegliere, è un dovere politico, pubblico, costituzionale, garantire dei luoghi sicuri dove poter svolgere le proprie lezioni. Anche lì l'idea dei poli ogni tanto vengono detti. Favorevole o contrario? È una questione di metodo, anche qui bisogna concertarle queste cose con tutta la cittadinanza e trovare dei luoghi di concertazione diversi rispetto al semplice consiglio comunale. Perché, tra l'altro perché i Tane nel prossimo saranno anche i minori consiglieri, sono 32, prima ne erano 40, eccetera, però credo che la città ha bisogno di ragionare e discutere se stessa, perché poi sentire come capita che il traffico non c'è più, ad esempio una tra tutte, ma Piazza Garibaldi come l'hanno i lucidi durante l'uscita delle scuole, è evidente quello che accade, no? E io credo che queste sono delle tematiche che vanno ragionate e ridiscusse, anche perché c'è bisogno che questa città inizi ad prendersi e ad afferrarsi per mano e tutti insieme riflettono effettivamente dove collocare cosa, come farlo e che politiche quindi adottare in tal senso. Parliamo di cultura, c'è stata cultura a Terme in questi anni, come dovrà essere? Ecco, allora, cultura è una cosa enorme, chiaro? Cioè non è un tema pari eventuali. Ma lo dobbiamo dire in poche parole, perché siamo costretti dal tempo. Allora, io credo che, lo diciamo sempre nel nostro circolo, la dimensione di circolo, ogni evento culturale ha una sua valenza, una sua importanza, quanto più è in grado di costruire una conoscenza diffusa, quindi quanto sia fruibile, quanto sia sostanzialmente mai un fenomeno individuale, io ho cultura, ma quanto sia in grado di sviluppare socialmente e quindi un'intelligenza collettiva. Questo dovrebbe essere, per quello che ci riguarda, un punto d'arrivo. Non mi risulta che ci sia stato in questa città un assessorato alla cultura, e stiamo parlando di un capoluogo di provincia. Tra l'altro, la delega sappiamo chi l'ha avuta in questi anni, ed è l'attuale sindaco, e la cultura non può essere circoscritta a quello che questa città, basterebbe guardare tra l'altro anche il cartellone unico che la Fondazione ogni anno ha costruito, rispetto a 7 associazioni che esprimono tutte e 7 con molta importanza e dignità una propria programmazione, ma non si può racchiudere in questo. Le interferenze, che poi non sono interferenze, ma la capacità anche lì di sviluppare e di aprire la città da una parte al mondo, dall'altra parte a tanti fenomeni culturali che esistono anche al suo interno,
non è una cosa da reprimere, ma anzi da sostenere. E in questi anni queste sensibilità non ci sono state. Noi diciamo una cosa, tra l'altro, la costituzione di un distretto culturale voluto, come accade in molte altre città, dove tutte le istituzioni culturali riescono a condividere dei luoghi comuni, che abbatterebbero di molto i costi per le associazioni che non devono fare tutto in casa propria, noi siamo una di queste, ma come altre. E in questo centro culturale voluto razionalizzare le risorse per non dare a pioggia a tutte le associazioni culturali e non, ma iniziare a sviluppare delle priorità che la politica dà a queste istituzioni e il famoso partenariato che l'Europa richiede su tutto. Se noi non siamo in grado di svilupparlo nella nostra piccola città, come pensiamo di poter avere le sfide con il mondo culturale? E poi ci sono dei fenomeni, sono dei patrimoni comuni, la Coppa Interamnia è tra queste, che dovrebbe essere rilanciata non semplicemente come una sagra dove lo sport è in secondo piano, ma Rilanciata e fenomeni. rivisitata in generale. Andiamo oltre. Sindaco, diventa sindaco Giorgio Giannella, il suo staff, quindi la sua giunta. Quante persone? Sono 35.000 votanti, adesso stiamo facendo una selezione tramite un concorso anche di bellezza. No, 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 perché perché si ognuno hanno sentono dato, tante. hanno Sì, da, sì. ognuno ha dei suoi numeri, io così, io tanti, io questi, io quell'altro, per far Infatti, no, sapere. lo so Sì, perché facevo la battuta proprio ma lo perché so, lo c'era so. un concorso in atto di chi si promuove, chi si. Allora, al di là degli assessorati obbligatori e necessari, tra questi sembra una novità, ma quello della cultura effettivamente è mancato, quindi io Il lo sindaco Brucchi volentieri qui ha l'avrei detto fatto. che ci sarà l'assessorato alla cultura, dovesse essere di nuovo lui Oh, quindi l'ha sindaco. trovato, finalmente. Come noi possiamo passare per principianti, poi invece chi ha amministrato per 5 anni, anche prima, la città, si è reso Garantito conto che ci sarà. che forse a qualcuno è arrivata voce che mancava questa cosa in un capoluogo così. Io ho una priorità che voglio introdurre 3 assessorati nuovi ma importanti, questo lo posso dire da subito, fa parte del nostro programma ed Tre è. su quanti? 3 sul resto. No, no, no. Stiamo molto nel vago. Rimango nel vago. No, perché credo che sia importante, ecco, altrimenti la nostra partecipazione nella discontinuità non viene meno, diciamo. Che sono, a parte quelli per l'amministrazione ovvia, che è obbligatorio per il comune, no? Quindi la pubblica istruzione, l'ambiente, l'urbanistica e insomma la cultura. Io però questi 3 ci tengo particolarmente, sono l'assessorato alle politiche giovanili, con una bellissima sperimentazione che è stata fatta negli anni 90 anche nel comune di Fano, di Pesaro, non eventi vari eventuali, culturali o sportivi, no, un assessorato alle politiche giovanili che sviluppi anche lì un forum delle associazioni giovanili e con gli studenti delle scuole superiori e non, e un assessorato ai beni comuni, che poi è un assessorato strutturato in modo tale da, in tutti i forum che sono previsti come interfaccia per la pubblica amministrazione oltre il Consiglio Comunale, che faccia da raccordo, da coordinamento generale di queste proposte. Ultimamente ci sono tante proposte di democrazia partecipativa, noi abbiamo la fortuna di farlo costantemente nella nostra vita sociale, quindi vogliamo riportare questo modello e quindi riportarlo nel comune tramite un assessorato specifico con 2 priorità per adesso, che sono tra l'altro, lo dicevo prima, il manicomio e il vecchio stadio comunale e poi un assessorato alla cooperazione, allo sviluppo e alla pace. Incuriosisce questo, sviluppo e pace. Perché noi Questo dobbiamo, connubio come. noi dobbiamo avere la capacità di leggere il ruolo della nostra città in termini culturali, anche qui, ma politici in generale nel territorio regionale. Non solo con una vocazione prettamente commerciale di sviluppo economico, ma anche proprio di prospettive future. Dobbiamo saper portare Teramo, io dico veramente, nella regione e nell'Italia e nell'Europa.
Allora, avere un assessorato che si occupa di politiche europee, di cooperazione e sviluppo, e la cooperazione e sviluppo è uno dei modi migliori per poter fare una politica estera e promuoverla dal proprio territorio direttamente, facendo conoscere il meglio che il nostro territorio può dare e quindi conseguentemente la pace, che è un percorso che va ricercato in tante piccole azioni. Io ho avuto la fortuna di occuparmi di politica estera nella giovanile all'epoca del partito e di avere l'opportunità di stare in Africa a conoscere nei campi di lavoro estivi quanto anche nel nostro territorio ci siano state organizzazioni che hanno fatto un'opera meritoria, e però ecco, a me metterlo a regime nell'intera città per avere una città veramente aperta al mondo, non solo quando si tratta durante la Coppa per una settimana, 3-4 giorni, ma costantemente. Una manifestazione che non è stato dato seguito, perché poi se uno ha l'opportunità di farla una volta deve ringraziare. Che noi ci siamo impegnati molto e ci teniamo molto a pubblicizzarla ormai, DAPCA for Rights, che era sulla questione israelo-palestinese. La DAPCA è un ballo tipico palestinese, e sul pacifismo che esiste come movimento in quei territori martoriati da una guerra infinita, dove abbiamo avuto ospiti israeliani, un ragazzo israeliano, un ragazzo palestinese che si erano conosciuti sul muro. Credo che sia stato un bellissimo momento, ahimè, poi sempre riconducibile a un gruppo di ragazzi, eccetera, che sogna di poter partecipare alle cose pubbliche in Ci modo avviamo diverso. proprio alla fine, il tempo scorre velocemente. Due ultime domande, una sulla famiglia. Come vede Giorgio Giannella la famiglia? Famiglia allargata, famiglia libera, famiglia di fatto, famiglia uomo-donna, genere di genere, com'è? Allora, io devo essere sincero, sulla famiglia purtroppo, come tanti della mia età, la vedo come una cosa molto distante e difficile da raggiungere, anche perché i tempi di vita ci danno una dimensione delle cose dove oggettivamente costruirsi una famiglia, Però poter garantire ai propri l'amministratore deve figli, pensare anche a questo, al di là appunto. della cosa Appunto, personale. appunto, no, ma parto da una prospettiva personale per poi spiegare quello che un buon governo di una città dovrebbe garantire a tutti. La vedo una cosa molto difficile. La famiglia è il primo nucleo fondamentale della società e ahimè in questo paese è diventato l'unica risorsa economica delle politiche sociali che non sono inesistenti, di quello che si chiama welfare state oggi, ma in realtà sono le politiche sociali vere e proprie, perché sono le nostre famiglie che hanno il carico di sostenere questa dittatura del precariato che adesso è sempre più imminente nella nostra quotidianità, che non permette di poter costruire una prospettiva futura ad ognuno, quindi ad avere una famiglia, eccetera. Poi in realtà, come tante altre cose, se uno la desidera e si può comunque costruire un bellissimo nucleo familiare, però le difficoltà sono innumerevoli, perché è una società tra l'altro che ha perso la dimensione del proprio spazio sociale, si ha una povertà di rovescio, ci sono malattie del benessere, non si ha più una dimensione di quello che significa una buona famiglia, diciamo, i valori principali, quelli fondamentali e indispensabili, e quindi rincorrere questo diventa una difficoltà seria per molte persone che vogliono costruirsela. Però anche qui, io ad esempio, se colgo nella domanda, sulle coppie di fatto, cioè Sì, poi in nell'uscire anche generale. da questa cosa, di come oggi è intesa la famiglia Famiglia tradizionale. uomo-donna, coppie di fatto, cioè in generale, come si sta vivendo adesso nella nostra società, insomma, quindi. Il più grande motore del mondo è l'amore. E tutto ciò che viene costruito nell'amore e nel rispetto reciproco, anche per chi ad esempio nelle coppie omosessuali o in generale nelle coppie di fatto, cioè coloro che non si sposano all'interno secondo me l'istituzione pubblica deve iniziare a riconoscerli come tali.
Siamo aiutati in questo frangente storico da un Papa che in tal senso si è espresso in modo molto chiaro e definito per un'apertura mentale Beh, non è proprio così, si è importante. aperto in modo. È una forzatura quella che date, questa interpretazione. È un po' una forzatura, non è proprio così. Però oggettivamente sta facendo un'opera particolare, quindi No, questo è la lui si per deve il dialogo con tutti riconoscere. ed è giusto che sia così, ma non è questa apertura che adesso tu stai dicendo, che non è così la cosa. No, però, e qui la mia domanda era questa, no? Giusto che tu esprimessi la tua opinione, che deve essere, secondo me, rispettata da tutti e quindi la cosa deve essere così. Ultimissima domanda, perché proprio sette candidati si può anche non andare, ma probabilmente si andrà al ballottaggio. È probabile. Con sette candidati c'è questa grande probabilità. Il Movimento 5 Stelle ha già detto che non si apparenterà con nessuno. Voi? Ecco, il Movimento 5 Stelle non si apparenta con nessuno. Io credo che Scusa, ti voglio dire anche, la candidata Cordone ha anche detto aperto il dialogo tranne con questa amministrazione uscente. Quindi voi invece come? Quindi lei è aperta a tutto l'arco del centro-sinistra, 5 Stelle, no, con nessuno, voi? Allora, il senso delle istituzioni, quando ci si candida ad amministrare una cosa pubblica, non è un concorso di bellezza e questi movimenti così edonisti non mi entusiasmano ed è uno dei motivi per i quali tra l'altro ci siamo candidati in generale. Lo dico con sincerità, nel senso che criticare è semplicissimo. Chiaro, lo si può vivere diciamo, sul sentimento, insomma, di protesta, è bello, ma implica che la protesta non finisca mai, questo esercizio così fine a se stesso. Chi si candida deve avere la capacità di poter dare seguito a quello che dice e quindi seriamente deve essere in grado poi di rappresentare delle esigenze e di portare soprattutto queste esigenze non solo simbolicamente da qualche parte, ma concretamente a risolvere i problemi delle persone. Io non credo che ci possiamo permettere ancora una città così dormiente, perché la viviamo questa città e io lo sto dicendo tra l'altro con delle evidenti difficoltà in campagna elettorale rispetto a una opposizione che non si è mai degnata in 5 anni di prendere parola o di dare un sostegno concreto a quello che noi abbiamo proposto, non li abbiamo mai visti, neanche per sbaglio, avvicinarsi alla nostra realtà. Dall'altra parte però subiamo, perché vogliamo continuare a stare a testa alta, un'azione così violenta, ingiustificata, nei nostri confronti e quindi, ci siamo candidati non per gioco. Siamo candidati veramente per iniziare a introdurre degli elementi. Sotto questo aspetto siamo quindi aperti a qualsiasi ragionamento, ma non di trattative e concertazioni al ribasso. E poi, proprio perché si va a un ballottaggio, se si andrà al Speriamo ballottaggio, che non sia un manuale Cencelli, dobbiamo. quando si Ma fa. appunto, ma appunto il ballottaggio noi stiamo correndo per andarci. Noi nei confronti del candidato sindaco Brucchi, perché la vera opposizione in questa città in termini culturali, politici e anche programmatici da qui è nata per quello che ci Quindi voi riguarda. aperti a tutti, tutti centro-sinistra, anche penso che stia Ma chiaramente. io ho la fortuna di poter rappresentare a livello provinciale un'organizzazione che è l'ARCI, che nasce dalle case del popolo. Ho una storia, non me ne vergogno, anzi la Quindi riaprire un rivendico. dialogo anche col PD, che in questo momento mi sembra che siete un po'. Beh, sarà costretto il PD perché siccome andremo al ballottaggio, ma noi ci andremo al ballottaggio, sarà costretto evidentemente Mi piace questa a affermazione unirci. Ma che. abbiamo l'età giusta tra l'altro, cioè, la nostra lista è una lista bellissima di età media di 29 anni, l'età giusta per governare e amministrare la propria città. Perché
perché poi ci sono tante altre sfide nella regione, a livello nazionale che dobbiamo afferrare ed è questo il momento, rispetto a un modello Teramo così deludente in questi anni, che possiamo esprimere, dobbiamo esprimere, abbiamo le competenze per farlo. Bene, concludiamo quindi. Perché votare Giorgio Giannella? Allora, perché votare Giorgio Giannella? La nostra campagna elettorale, è evidente che come candidato sindaco siamo costretti, no? Ma ci tengo in modo particolare ad evidenziare come non è stata mai interpretata come una campagna elettorale per il destino di un singolo e quindi sottoscritto, e c'è un tentativo continuo di non personalizzare molto. Io poi con la televisione ho difficoltà Sì, ma il evidenti. rappresentante in questo caso è il candidato che Però raccoglie io, tutto. come Enrico Berlinguer usava fare, voglio ricordare a tutti che non è un caso che in questo simbolo, in un'esperienza così giovane e civica, se vogliamo, perché non ha collegamenti con partiti, non c'è scritto il nome del candidato sindaco. È stata una scelta, come per il resto della campagna elettorale. E noi invitiamo tutti a votare quindi questo ingranaggio e far girare gli ingranaggi giusti dal 25 maggio in questa città, con prospettiva comune, perché quello che facciamo è evidente che non è un qualcosa che potrà semplicemente essere, è un percorso in itinere e quindi dovrà avere la capacità di una prospettiva generale per tutta la comunità che ci candidiamo a rappresentare e per il comune stesso. E votarlo per un motivo, io un appello al voto classico, gli amici si scelgono, i parenti no, ed è una fortuna perché. Ma in entrambi i casi non credo che nessuno dei due, perché poi è candidata a mezza città, necessita di una conferma di carattere elettorale. Io invito veramente la città di Teramo a dare un bellissimo segno di dignità e di forza per quello che ci riguarda, perché siamo molto di più di questa classe dirigente che ci ha rappresentato in questi anni, in questa città, ma ahimè da questa città anche rispetto alla regione, e abbiamo un territorio magnifico. E quindi con tutte queste caratteristiche io credo che ci siamo messi a disposizione di una sfida di questo genere proprio perché per stimolare, per evitare che molti, come è successo già nella regione, e qui fanno finta tutti di dimenticarselo, che metà della nostra regione non è andata a votare in quell'occasione. Questi voti di protesta che poi creano fenomeni antipolitici e non politici dovrebbero essere rimessi sulle gambe e quindi il nostro voto è un voto di proposta e soprattutto non è una promessa. Noi siamo già una cosa vivente, concreta nella città. In 4 anni già abbiamo dato dimostrazione, in piccolo per carità, ma di poter governare, amministrare, autogestirci. Quindi quello che noi chiediamo è veramente un voto speso bene, ma un voto che sicuramente in direzione ostinata contraria, come siamo sempre abituati in questi anni, possa finalmente aprire questa città a tutte le opportunità che spesso vengono ovattate prima dei due fiumi che ci circondano e che ci proteggono. Bene, grazie di essere venuto, una bella chiacchierata, Grazie a voi. quindi i nostri web spettatori hanno potuto sentire anche questo appello classico come l'ha definito, quindi ringraziamo tutti quanti coloro che ci hanno ascoltati e alla prossima puntata di Diritto di Parola, arrivederci. Grazie ancora.